Finisce con un pirotecnico 4-4 l'amichevole che il Barletta ha disputato con il Castel Rigone, formazione di seconda divisione. Marcature inaugurate da Antonio Picci, che trasforma un calcio di rigore su Emanuele Cicerelli. Castel Rigone che ribalta il risultato con un doppio pallonetto ai danni di Liverani, Di Paola e Agostinelli, gli autori dei gol. Allo scadere di frazione il pareggio di Emanuele Cicerelli, quindi il penalty procurato ma fallito ancora da Antonio Picci. Girandola di sostituzioni nella ripresa dentro Andrea Lamantia, che fa subito 3-2. Nuovo ribaltone umbro, rigore di Cappai per fallo su Liurni, lo stesso che subito dopo sigla il 4-3 dei locali. Ancora Andrea Lamantia fissa sul 4-4 il risultato con una incornata perentoria su assist di Derrico. Ma intanto sotto il profilo agonistico è stata una partita vera, e quindi questo è positivo, anche perché bisogna abituarsi a questo tipo di clima. Bene anche sotto il profilo atletico, nonostante un lavoro un po' pesantino che avevamo fatto stamattina, e buone indicazioni sotto il profilo tattico e tecnico. È chiaro che ci sono tante cose da oliare, perché ancora i meccanismi, soprattutto sui tempi di gioco nelle due fasi, sia in quella di possesso e quella non possesso, ancora non sono, ed è normale che sia così, no? Mister, indicazioni su quella che potrebbe essere il resto della campagna acquisti del Barletta, perché è quello che vogliono sapere i tifosi. Beh, siamo in sinergia con la società e quindi sappiamo quello che eventualmente si può ancora apportare per dare maggiore forza, maggior vigore a un gruppo che sta facendo delle buone cose. Però se è possibile migliorare lo andremo a fare, sempre in virtù di quello che poi il mercato offre.